Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Ajnanati Mirandasya, Gyananjana Shalakaya, Chakshuro Militam Jena, Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Putale, Srimate Bhakti Vedanta, Swamin iti namine, Namaste Sarasvate Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Sunyavadi, Paschatya Deshatarine. Vachakalpatarubhyascha, Kripa Sindubhyayavacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Nama, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Shri Gadadhar, Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Bol. Hare Krishna, buonasera a tutti. Hare Krishna, Fernando, buonasera. Lorena, Hare Krishna. Gabriella, Hare Krishna anche a te. Hare Krishna a tutti voi, devote e devoti. Guna Manjari, Mataji, Hare Krishna anche a te, buonasera. E allora, un ringraziamento, visto che è presente, sia Fernando, volevo ringraziare. Ramachandra Prabhu, Hare Krishna anche a te, benvenuto, Hari Bol, Hare Krishna. Allora, volevo ringraziare Guna Manjari Mataji, questa devota di Lucca, perché ha spedito gentilmente dei libri. Massimiliano, Hare Krishna anche a te, ha spedito dei libri a Fernando a Roma. Quindi Fernando, questo mio vecchio amico d'infanzia, che si sta avvicinando alla coscienza di Krishna. Massimiliano, buonasera anche a te, Hare Krishna. Quindi volevo ringraziare Guna Manjari Mataji per questo atto di cortesia, e lei è disponibile per inviare altri libri, quindi a questa famiglia, Fernando e Anna di Roma, che abitano vicino, che abitano a Latina. Hare Krishna, Emanuele, Hare Krishna anche a te. Emanuele dal Veneto, Hare Krishna, buonasera. Allora, tra l'altro, volevo ricordare a Fernando che a Velletri, i devoti hanno aperto un bellissimo tempio, quindi fuori Roma, quindi vicino ai castelli romani. A Velletri c'è un bellissimo tempio che non è molto distante da Latina. Quindi, se volete andare a trovare i devoti, io vi posso fornire il loro numero di telefono, magari una domenica. Se fate una scappata, andate a trovarli, quindi conoscerete dei bravissimi devoti. C'è una famiglia a Roma, un bravissimo ragazzo con una bravissima devota, quindi che curano le attività del tempio lì a Roma. Allora, benvenuti a tutti, Hare Krishna, Hare Bol, quindi Paola Bonetti, Hare Krishna, Emanuele, Paola, buonasera a tutti. Allora, l'argomento di questa sera, Sri Prabhupada, Srila Prabhupada oggi. Allora, Srila Prabhupada, leggiamo subito l'entrata giornaliera di Srila Prabhupada nel suo diario. Quindi questo è il diario, The Beginning. Quindi Srila Prabhupada ha tenuto due diari principali delle sue attività nell'anno 65 e 66, in particolar modo. I diari sono Jaladutta Diary, quindi il diario che Srila Prabhupada ha tenuto nel viaggio sulla Jaladutta. Quindi il 13 agosto 1965 Srila Prabhupada è partito per l'Occidente, quindi un viaggio di 35 giorni che sono documentati in questo meraviglioso diario che è la Jaladutta Diary. Quindi lo leggeremo insieme, questo diario, e mediteremo ogni giorno su quello che Srila Prabhupada ha fatto dal 13 agosto, quindi fino a fine settembre.
quindi 35 giorni di viaggio. E in questi giorni stiamo leggendo il diario The Beginning, l'inizio, quindi l'inizio della coscienza di Krishna in America. Allora, oggi è 7 maggio, quindi 7 maggio 1966, quindi è finito l'inverno, quindi siamo in piena primavera. Srila Prabhupada ha preso confidenza con la cultura americana, quindi ha studiato attentamente le abitudini di questi ragazzi americani, degli americani in generale, perché? Perché voleva vedere come introdurre la coscienza di Krishna. Doris, Hare Krishna anche a te, buonasera. Quindi giustamente Srila Prabhupada aveva un obiettivo preciso, voleva predicare. Nonostante le grandi difficoltà, e lui in questi 7-8 mesi fino a maggio, quindi da ottobre, Srila Prabhupada un mese l'aveva passato, fine settembre, fine ottobre, l'aveva passato in Pennsylvania, quindi a Butler con la famiglia Agarwal, con Gopal e Sally, che avevano due bambini, una bambina e un bambino, e poi dopo questo mese Srila Prabhupada è passato per Filadelfia 2 o 3 giorni e poi è andato direttamente a New York dove l'aspettava il dottor Mishra. Quindi Srila Prabhupada è stato ospite prima nell'appartamento personale del dottor Mishra, poi il dottor Mishra era un po' entrato in conflitto con Srila Prabhupada perché ovviamente Srila Prabhupada, un puro devoto del Signore, voleva predicare la pura coscienza di Krishna mentre lui era venuto in Occidente. Quindi un sannyas Mayavadi che dall'India è venuto in Occidente per avere successo, quindi aveva aperto 2 o 3 centri yoga, quindi Ananda Ashram li chiamava lui, e ha avuto un certo successo perché le persone, soprattutto i giovani, erano molto attratti all'Oriente. Iniziava la storia dello yoga in Occidente, erano i primi indiani che erano venuti in America a presentarlo yoga. No? Dottor Mishra era molto istrionico come personaggio e quindi aveva avuto un certo successo, ma comunque il suo successo stava declinando, soprattutto la sua salute, nonostante avesse poco più che 40 anni, quindi non godeva di buona salute. E l'arrivo di Srila Prabhupada in America, ovviamente erano due connazionali e quindi avevano stretto anche una certa amicizia. Ancora oggi, 7 maggio, ancora in questo periodo, Srila Prabhupada va a visitare il dottor Mishra e va a cucinare. Cucina per il dottor Mishra e i ragazzi che frequentano l'ashram e canta, quindi fa dei bhajan che erano molto apprezzati. Quindi Srila Prabhupada, nonostante ha avuto diversi scontri, perché il dottor Mishra, nonostante fosse indiano, ogni tanto scherniva o tentava di schernire Srila Prabhupada dicendo perché aveva quel segno sulla fronte, perché aveva il kuntimala al collo, gli diceva perché non mangi con le forchette, con i cucchiai, perché non ti adegui all'Occidente. Quindi, nonostante lui fosse indiano, nonostante aveva il titolo di sannyasi, certamente non aveva le qualifiche purtroppo, però Srila Prabhupada manteneva una certa amicizia perché gli permetteva di cucinare, apprezzava molto il prasciada, un dottor Mishra, e aveva detto in diverse occasioni che stava male, che Srila Prabhupada con la sua cucina lo aveva riportato alla vita. Quindi diceva che Bhaktivedanta Swami non mi dà del cibo, ma mi dà veramente il nutrimento. Ed era effettivamente la verità, no? Quindi Srila Prabhupada ancora frequenta in questi giorni il dottor Mishra, nonostante gli avesse consegnate le chiavi, quindi sia del suo appartamento, sia dello stanzino, perché il dottor Mishra aveva relegato Srila Prabhupada in uno sgabuzzino. Dopo un primo periodo che vivevano insieme, il dottor Mishra non tollerava la presenza di Srila Prabhupada, che stava creando molta attrazione fra i suoi discepoli, fra i suoi seguaci, perché vedevano questo anziano vestito da sannyas, che era un vero sannyas, che era un vero devoto di Krishna, un vero yogi, in contrasto con il dottor Mishra. E quindi Srila Prabhupada, tra l'altro, ogni tanto interveniva nelle conferenze del dottor Mishra e smascherava e faceva sentire un po' meschino il dottor Mishra che parlava di Shankaracharya
in realtà non era nemmeno un seguace di Shankaracharya, era uno istrionico indiano che stava presentando lo yoga per fare breccia, quindi nella società americana, per ottenere un po' di prestigio, qualche soldo e dei seguaci. Quindi, ma comunque, nonostante le scaramucce filosofiche, Srila Prabhupada manteneva amicizia, il dottor Mishra gli aveva dato il suo cappotto. Durante l'inverno nevicava, la temperatura era meno 18 e Srila Prabhupada girovagava per le strade di New York con il cappotto che il dottor Mishra gli aveva dato, perché aveva affetto per Srila Prabhupada, che considerava come suo padre. E aveva capito che Srila Prabhupada era un puro devoto del Signore, non era un guru istrionico indiano che faceva l'indiano in America, l'indiano metropolitano. Srila Prabhupada era un puro devoto del Signore che era venuto in America con tutt'altra intenzione. Quindi voleva presentare la coscienza di Krishna puramente, ubbidendo all'ordine del suo maestro spirituale e all'ordine di Chaitanya Mahaprabhu, che aveva ordinato: Ata eva mia gya dilunsa bakare, ordino a ogni essere umano indiano che sia nato in India di predicare la coscienza di Krishna. Antariyami Prabhu, benvenuto anche a te, Hare Krishna. Quindi ovviamente il dottor Mishra aveva un po' di prurito, un po' di insofferenza nei confronti di Srila Prabhupada, però sapeva, comprendeva che Srila Prabhupada era un puro devoto. Quindi da fine ottobre 1965 fino a questi giorni di maggio 1966, quindi praticamente 8-9 mesi, il dottor Mishra era stato lo sponsor principale di Srila Prabhupada. Srila Prabhupada andava a cucinare per lui e il dottor Mishra gli pagava le spese del viaggio per venire dalla Boveri, dove adesso Srila Prabhupada stava abitando da un mese. Dal 1° di aprile si era trasferito alla Boveri, quindi gli pagava le spese del viaggio o lo faceva accompagnare da qualche suo seguace con la macchina, o comunque gli pagava le spese della boga, delle cose che acquistava, degli ingredienti che acquistava, che poi Srila Prabhupada molto volentieri cucinava, offriva a Krishna e distribuiva prasadam. Quindi la sua distribuzione di prasadam praticamente è stata la prima arma di Srila Prabhupada in America, insieme ai libri ovviamente, perché Srila Prabhupada girovagava per le strade di New York e ogni giorno aveva tre o quattro librerie nelle quali aveva piazzato, diciamo, strategicamente i tre volumi dello Srimad Bhagavatam e andava a verificarne la distribuzione, la vendita dei libri. Ovviamente l'interesse era veramente minimo, minimo, e Srila Prabhupada viveva proprio, quindi immaginate la sua grande purezza. Di notte traduceva lo Srimad Bhagavatam e la Bhagavad Gita, che aveva iniziato a marzo. Quindi, nonostante i trasferimenti, adesso è finito in una soffitta con questo David Allen, questo ragazzo ventenne, biondo americano, occhi celesti, ma era pieno di intossicanti, quindi viveva con questo ragazzo in una soffitta e questo ragazzo pagava l'affitto della soffitta. La mamma di questo ragazzo pagava i $100 ad Harvey Cohen, che era stato il primo discepolo iniziato di Srila Prabhupada in America, l'aveva chiamato Haridas, e quindi praticamente offriva a Srila Prabhupada, nonostante la sua follia, nonostante la sua situazione, aveva fatto un accordo con il proprietario della soffitta, che era Harvey Cohen, aveva fatto un accordo e quindi ospitava Srila Prabhupada e la mamma di questo ragazzo, Paolo Montanari, Hare Krishna anche a te, buonasera, e la mamma di questo ragazzo pagava l'affitto. Srila Prabhupada quindi faceva da spola, ancora a maggio, questi giorni di maggio, andava avanti e indietro, quindi dalla sua abitazione, perché ovviamente non era molto contento di vivere alla Boveri, perché era una situazione veramente molto, molto, molto difficile, molto austera. Vivere con questo ragazzo che prendeva intossicanti quotidianamente, quindi consumava alcol, prendeva intossicanti, era una situazione veramente difficoltosa. Quindi Srila Prabhupada di tanto in tanto partiva, andava dal dottor Mishra, cucinava, quindi 3 giorni a settimana dormiva nella Boveri, lunedì, mercoledì e venerdì sera, perché faceva il programma di Bhagavad Gita. Dopodiché
dalle 7 alle 10, e invece gli altri giorni andava a predicare dal dottor Mishra all'Ananda Ashram, ma non predicava effettivamente, ma distribuiva prasciadam e cantava. E quindi la sua giornata era piena. Quindi un giro per le librerie, poi un altro progetto di Srila Prabhupada di quel periodo era aprire un tempio. Quindi addirittura Srila Prabhupada voleva costruire un tempio vedico a New York. Quindi era tanto il suo desiderio, nemmeno di affittare. Poi ovviamente affittò una 26 Second Avenue, ma aveva in mente addirittura di costruire un tempio vedico con le cupole dei templi vedici. Aveva scritto a tutti i suoi confratelli, aveva scritto al primo ministro, aveva scritto a Sumati Murarji, voleva incontrare Mr. Johnson, il presidente dell'America in quel periodo. Quindi era andato a trovare nell'ufficio del gabinetto del presidente dell'America, aveva parlato con il console dell'ambasciata nepalese a New York, voleva attraverso il console nepalese passare al console indiano a New York, dal console indiano passare al segretario del presidente dell'America Johnson e incontrare lui, perché voleva che lo aiutasse nel diffondere la coscienza di Krishna in America. Quindi immaginate uno sconosciuto, un egregio ovviamente, un meraviglioso, un illustrissimo devoto del Signore, ma perfettamente sconosciuto in America. Quindi non era nessuno, Srila Prabhupada era un povero monaco vestito da devoto, la gente lo prendeva in giro. Quando Srila Prabhupada andava in giro per le strade, ogni tanto qualcuno in dialetto strettamente slang americano gli diceva: ti sei dimenticato il pigiama, dove vai in giro col pigiama? Hai dimenticato la cuffia da bagno in testa. E Srila Prabhupada aveva un cappello Swami Hat, un cappello indiano in testa, e la gente lo prendeva in giro. Quando era fermo ai semafori, qualche ragazzo, qualcuno gridava e gli diceva: ma cosa hai fatto? Buddha, lo chiamavano Buddha. Buddha, ti sei dimenticato il pigiama oggi. Perché andava in giro vestito da devoto, ovviamente Srila Prabhupada non conosceva altri vestiti, no? Queste sono le avventure che Srila Prabhupada passava in giro per New York in questi primi mesi di predica. Ma ovviamente niente e nessuno, tutte le risposte negative che arrivavano dall'India e anche dall'America, perché tutti gradualmente si ritirarono dalle loro promesse. O Tirtha Maharaj, un confratello prominente di Srila Prabhupada, in un primo momento gli aveva promesso che l'avrebbe aiutato e poi con una scusa elegante ritrasse la promessa. E Srila Prabhupada scrive una lettera molto bella di risposta dicendo che lui non era una persona che si lasciava scoraggiare. E comunque le risposte arrivarono gradualmente, nonostante lui fosse così intrepido, così coraggioso. Aveva contattato la fondazione di Rockefeller in America, Rockefeller, la persona più potente, più ricca del pianeta Terra, e tutte le risposte furono negative. La maggior parte nemmeno risposero alle sue domande. Aveva scritto a Paolo VI, Srila Prabhupada, aveva scritto una lettera a Paolo VI, ovviamente non arrivò nemmeno una risposta. Aveva contattato i potenti della Terra, ma nessuno aveva risposto. Cosa chiedeva Srila Prabhupada in queste lettere? Aveva incontrato il sindaco di New York. Cosa chiedeva? Chiedeva di unirsi insieme le diverse religioni del pianeta Terra, tutte le religioni monoteistiche. Srila Prabhupada diceva: uniamoci insieme per diffondere la coscienza di Dio, per far conoscere Dio nella società. Ma gradualmente, quindi come alla sera, quando la sera tramonta il sole, vanno tutti a dormire, tutti gli animali si ritirano nella foresta, così gradualmente tutte queste richieste diventarono un no più o meno cortese, qualcuno nemmeno rispose. Quindi ignorò completamente la richiesta di Srila Prabhupada. Alla fine dei conti, Srila Prabhupada rimase da solo con questi poveri derelitti della Boveri. Qualche volta, come vi ho detto, entrava nella stanza 92
dove la soffitta dove Srila Prabhupada abitava, qualche volta entrava e accatastati sulla porta di entrata c'erano due o tre ubriachi, perché la Boveri contava 7-8 mila alcolisti, alcolizzati, che girovagavano per il quartiere. E qualche volta Srila Prabhupada doveva scavalcare una montagna di corpi accatastati davanti alla porta, e tra di loro qualcuno era anche morto, ma rimaneva lì morto perché nessuno si curava di questi poveri vagabondi, nessuno chiamava la Croce Rossa o chiamavano la polizia, ma comunque Srila Prabhupada scriveva che lui comunque si sentiva a casa sua. Lui aveva scritto: ovunque andavo mi sentivo a casa. Allora, questa ovviamente è la visione del puro devoto del Signore. Quindi il messaggio di Chaitanya Mahaprabhu, il messaggio di Srila Bhaktisiddhanta era nelle mani di Srila Prabhupada, che comprendendo, perché chi è veramente cosciente di Krishna fino in fondo, chi è a contatto con Dio, veramente a contatto con Dio, allora Dio rivela a lui le sue preoccupazioni. Allora, a quelle persone che si interessano di Krishna per il loro tornaconto personale oppure per il loro vantaggio, anche se spirituale, perché anche a un livello spirituale ci può essere un interesse egoistico di interessarsi alla propria salvezza. Allora, i devoti che sono molto cari a Krishna, come i sei Goswami di Vrindavana, come Radharani personalmente e le gopi di Vrindavana, tutti questi devoti che sono i più elevati, stanno sempre pensando ai desideri, stanno sempre pensando ai sentimenti di Krishna. E Krishna a questi devoti rivela i suoi sentimenti interni. Oltre alle relazioni d'amore che hanno tra di loro questi devoti con Krishna, i pastorelli, le gopi, si trasmettono tra di loro i più alti sentimenti d'amore, ma nei momenti più intimi Krishna rivela a loro la sua preoccupazione, le anime condizionate di questo mondo. Quindi, ma è soltanto ai devoti più elevati che Krishna rivela questi sentimenti, come fa con Nityananda Prabhu. È descritto nel Chaitanya Bhagavat. Ieri abbiamo ricordato Srila Vrindavan Das Thakur, l'autore del Krishna, l'autore del Chaitanya Bhagavat. Chaitanya Mangala è scritto da Lochan Das Thakur. Nel Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur, che è Vyasadeva stesso, rivela che Chaitanya Mahaprabhu, nei momenti più intimi di relazione con Nityananda Prabhu, a volte iniziava a piangere, lo prendeva per il collo: Nitai, Nitai, aiutami, sono disperato. Sono venuto per diffondere il santo nome, sono venuto per diffondere il movimento del Sankhita, ma la gente non lo prende. Non sono interessati a Navdvip, ma in tutto il mondo a volte la gente, quando vede i devoti di Krishna, pensa che siano dei falliti. Questi ragazzi rasati, vestiti all'indiana, ma cosa fanno? Non hanno voglia di lavorare. Sono dei falliti. Addirittura a volte la gente pensa: ma perché non vanno a donne? Sono omosessuali, non hanno interessi sessuali. La gente pensa così e offende i devoti in questa maniera, ma i devoti non si preoccupano di queste considerazioni di bassa lega, non si preoccupano di queste considerazioni, no? E quindi i devoti comunque pregano Krishna di predicare la coscienza di Krishna. Krishna Shakti Vinanai Tara Pravartan, e Krishna possiede delle energie molto particolari. Possiede delle energie speciali che non dà a tutti. Se uno vuole una relazione d'amore con Krishna, Krishna la concede anche, raramente, ma la concede. Uno può amare Krishna come pastorello, può amare Krishna come albero, può amare Krishna in tante maniere diverse. Ma se uno è molto, molto intimo con Krishna, come Radharani, per esempio, come le gopi, allora Krishna rivela a queste anime speciali i suoi sentimenti di disagio, sapendo che ci sono milioni, miliardi di anime in questo mondo dimentiche, che soffrono. Quindi un papà, anche se è ricchissimo, anche se ha dei figli meravigliosi, se ce n'è uno che manca, non è felice. Gesù è buon pastore, mancava una pecorella, non
Non era felice, ha lasciato tutte le altre pecorelle e è andato a cercare quella smarrita. Così Krishna non è contento se anche un'anima ancora rimane in questo mondo. Quindi rivela ai devoti più maturi, è come un padre rivela ai figli più maturi la sua tristezza, i suoi problemi, perché spera che i figli li aiutino. Quindi Srila Prabhupada fa parte di questo gruppo di devoti, che sono le anime che sono le più vicine a Krishna, come Radharani, come le Gopi, come tutti i grandi Acharya, sono i più vicini a Krishna e quindi Krishna Shakti, Vinanai, Tara Pravartana, affida loro, Achyuta Prabhu Hare Krishna anche a te, benvenuto, Achyuta da Torino, Haribol. Quindi affida a questi devoti molto elevati, molto speciali, il compito di predicare e magari predicare in posti difficili. Srila Prabhupada è andato in Russia, nei paesi comunisti, voleva andare in Cina e ha mandato i suoi discepoli, Tamakrishna Maharaj. Quindi voleva predicare ovunque la coscienza di Krishna, perché questa è la natura del padre che ama i suoi figli. Più i figli sono perduti, Chaitanya Mahaprabhu diceva: le attività peccaminose della gente di Kali Yuga mi danno tanto dolore, mi danno tanto dolore, perché io sono il responsabile delle loro attività peccaminose. Quindi io devo salvarli. Questi sono i sentimenti più interni. Le relazioni d'amore con Radharani e con le Gopi sono certamente molto elevate, certamente. Ma qui andiamo oltre. Qui andiamo nella intimità più intima di Krishna. È per questo che Krishna dice ad Arjuna: Nachatasma Manushyesu, Katshi me priya krittama, mai nessuno mi diventerà più caro, mai nessuno. Radharani mi è cara, perché mi è cara? Srila Prabhupada dice: Radharani è cara a Krishna perché con un occhio guarda il suo amato Krishna e con l'altro occhio guarda gli esseri condizionali. Come posso salvarli? È per questo che Radharani diventa Chaitanya Mahaprabhu e viene giù perché non si accontenta del Radha Bhava, non si accontenta dell'amore che prova per Krishna, vuole coltivare, approfondire questo Radha Prema, vuole approfondirlo questo Krishna Prema, lo approfondisce attraverso il movimento del Sankirtan, attraverso la diffusione della coscienza di Krishna. Una volta un devoto, Rameshvara Prabhu, ha fatto una domanda a Srila Prabhupada e ha detto: il sentimento di predicare dei devoti può essere equiparato al sentimento delle gopi che hanno di amare Krishna, di un amore completamente disinteressato? Srila Prabhupada ha risposto: questa è la vera comprensione. Quindi non è l'amore delle gopi verso Krishna, l'amore raggiunge lo zenit più elevato del disinteresse e allora Krishna rivela le sue preoccupazioni. Allora Krishna dice: adesso vi rivelo me stesso, quali sono le mie preoccupazioni. Sono molto felice con voi, sono molto felice, ma soffro, sono preoccupato per i miei figli che non hanno la coscienza di Dio, che sono atei, che sono materialisti, che vivono in questa esistenza materiale. Quindi il devoto si dedica a diffondere la coscienza di Krishna. E tutti i più grandi acharya dicono: non esiste adorazione più elevata. Quindi c'è un'affermazione di Shiva che parla con Parvati, sua moglie: Taddi Paraderandevi, dice Taddi Paratarandevi, Taddi, di significa mia cara moglie, mia cara principessa, Taddi Paratarandevi, Devi è rivolta a Parvati, dice mia cara, Taddi Paratarandevi, Taddiyanam Samarshanam. Non esiste tra tutte le forme di adorazione, adorare Vishnu è la più elevata, ma coloro che si dedicano, che assumono dei sacrifici, delle responsabilità per predicare la coscienza di Krishna, loro sono quelli che mi adorano nella maniera migliore. Non esiste adorazione migliore. Vishnor Aradhanam Param. Dice Shiva quando parla con Parvati, gli dice: tra tutte le forme di adorazione c'è chi adora i Deva, c'è chi adora gli antenati, c'è chi adora i calciatori, i cantanti, c'è chi adora i ricchi. Cioè, tra tutte le forme di adorazione di questo universo, Vishnor Aradhanam Param. Adorare Krishna Dio, Vishnu è la più elevata.
Però devi sapere, mia cara Devi, devi sapere che è ancora più importante che adorare Krishna, ancora più importante che adorare Krishna e adorare i devoti di Krishna. Tadiyanam Samarchanam. E gli dice Shiva a sua moglie, non devi solo adorare i devoti di Krishna. Tadiyanam Samarchanam, devi adorarli con tutta te stessa, completamente. E chi sono i devoti di Krishna? Tapyante Loka Tapena. Sadavu prayasujana paramaradananta di purushasya kilatmana. Allora dice, i devoti di Krishna, tra tutti i devoti di Krishna, coloro che si sacrificano per diffondere la coscienza di Krishna sono i più elevati. Quindi stiamo parlando, la forma di adorazione più elevata è adorare i devoti. E tra i devoti, adorare quei devoti che predicano la coscienza di Krishna, questo è il massimo. Abbiamo raggiunto, non esiste nient'altro di sopra di questo. Abbiamo raggiunto la piattaforma più alta. Quindi predicare la coscienza di Krishna, mettersi in difficoltà, come ha fatto Srila Prabhupada. Qui Srila Prabhupada oggi stiamo parlando di Srila Prabhupada. Quindi mettersi in difficoltà, come ha fatto Srila Prabhupada, per predicare la coscienza di Krishna è la più alta forma di adorazione. Quindi, perché? E qual era la predica di Srila Prabhupada? Srila Prabhupada implorava le persone, per favore prendete la coscienza di Krishna, per favore diventate devoti di Krishna, abbandonate questa vita inutile, questa vita materiale inutile. Shrama Eva Ikevalam, per favore diventate devoti di Krishna, in ginocchio. Srila Prabhupada pregava questo ragazzo, David Allen, lo voleva far diventare un Vaishnava, lui prendeva intossicanti. In questa grande soffitta, 180 metri quadri di soffitta, viene descritta. Quindi 30 metri lunga, enorme, una soffitta enorme. E Srila Prabhupada in questa soffitta si era ricavato un angolino, aveva tirato una tenda, c'era la cucina, c'era un bagno, aveva ricavato un angolino e nel suo angolino traduceva e nella soffitta in grande predicava quando arrivavano ospiti. E questo David Allen, indisturbato, indifferente all'attività di Srila Prabhupada, prendeva intossicanti davanti a Srila Prabhupada. LSD, 20 anni avevano, finché un giorno è uscito completamente di testa. Però ascoltava le lezioni di Srila Prabhupada e Srila Prabhupada, quando lo vedeva che era attento, era così contento. E scriveva a Sumati Murarji, la donna che gli aveva dato il passaggio sulla Jaladutta, e diceva: questo ragazzo David mi ha detto che vuole fare avanzamento spirituale. Questa frase lo aveva completamente inebriato, era diventato ubriaco dalla contentezza, Srila Prabhupada, che questo ragazzo gli aveva detto: come posso diventare cosciente di Krishna? E Srila Prabhupada scrive immediatamente: per favore, dammi un passaggio sulla Jaladutta. Non per tornare in India, per questo ragazzo lo voglio portare a Vrindavana per fargli conoscere. Lo voleva educare, Srila Prabhupada diceva, lo trasformerò nel primo Vaishnava americano. Primo Vaishnava americano. Questo è il sentimento del Vaishnava. Srila Prabhupada si illudeva. Voleva così tanto salvare questo ragazzo che nemmeno vedeva tutte le LSD che prendeva, che assumeva questo ragazzo, finché una sera, alle 9:30, 10 di sera, questo ragazzo è esploso completamente. Ha cominciato a urlare, correndo su e giù per la soffitta e si è gettato addosso a Srila Prabhupada urlando. E Srila Prabhupada improvvisamente ha dovuto abbandonare la soffitta, la traduzione, calare giù per 4 rampe di scale, uscire in mezzo alla strada, in mezzo ai derelitti della Boveri, e non a 10 di sera e non sapeva nemmeno dove andare a dormire. Fortunatamente Srila Prabhupada aveva un'accortezza. Tutte le persone che arrivavano scriveva al telefono, prendeva l'indirizzo e scriveva al telefono. E quindi si è ricordato di un ragazzo di colore che si chiamava Carl e questo ragazzo aveva mostrato interesse. Era stato in India e stava studiando il sanscrito per conto suo. Quindi Srila Prabhupada si ricordò di Carl e lo chiamò. Carl aveva una ragazza che si chiamava Eva, era la sua fidanzata, era Maya personificata, con la quale era fidanzato. Srila Prabhupada è stato ospitato da Carl,
Eva, questa ragazza nella sua soffitta, in questo momento così, così difficile. E questa ragazza, quando ha notato Srila Prabhupada, ha cominciato a rompere tutti e quattro i principi della religione simultaneamente. Quindi non aveva nessuna vergogna. Aveva animali nella soffitta, girava nuda per la soffitta, prendeva intossicanti e rompeva tutti i principi regolatori. Non possiamo descriverli tutti perché siamo devoti di Krishna. Però questo è quello che succedeva nella soffitta alla presenza di Srila Prabhupada. E lei ogni tanto gli urlava, gli diceva: non pensare che io ubbidisco a te. Era molto arrabbiata perché vedeva Carla, il suo fidanzato, che invece era molto ubbidiente a Srila Prabhupada. Diceva: non chiedermi niente, non chiedermi favori, non ti vado a fare la spesa, no, non ti porto dell'acqua. Era completamente ribelle alla presenza di Srila Prabhupada. Comunque Srila Prabhupada lo stesso ha abitato in questa seconda soffitta, trasferimento da una soffitta all'altra, con il trasferimento dei manoscritti, dei libri, dei libri che distribuiva, dei manoscritti che aveva battuto a macchina, eccetera, no? Quindi queste erano le avventure di Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada a New York, no? Allora, un puro devoto del Signore del più alto calibro, perché non esistono, secondo le scritture vediche, anime di questo genere, sono estremamente rare. Tutti gli acharya precedenti, quindi tutta la parampara, iniziando da Rupa Goswami, erano orgogliosi di questo Vaishnava, questo grande devoto che predicava a New York la coscienza di Krishna. Quindi immaginate Vishwanath Chakravarti Thakur, perché tutti questi grandi acharya, Narottam Das Thakur, Baladeva Vidyabhusana, Jagannath Das Babaji Maharaj, tutti questi grandi devoti non hanno mai pensato, come Chaitanya Mahaprabhu in prima persona, non hanno mai pensato che la coscienza di Krishna era solo per gli indiani. Non hanno mai pensato a questo. Prithivite ace yadi nagara digram. Questa era la visione di Chaitanya Mahaprabhu. Ovunque ci sia un'anima su questo pianeta, tutti devono cantare il santo nome. Sarvatra prachara moe oibenam. Il mio santo nome deve essere cantato da tutti. Quindi chi aveva mai capito questa affermazione di Chaitanya Mahaprabhu? Si può capire quello che dice Chaitanya Mahaprabhu solo se siamo benedetti da Chaitanya Mahaprabhu. Non si può capire in nessun'altra maniera. Quindi è per questo che noi preghiamo Rupa Goswami, Sri Chaitanya Manobistam, Stapitam Yena Bhutale, Svayam Rupa, Kadamayam Dadati, Svapatantikam. Quindi preghiamo i piedi di loto di Rupa Goswami di darci la possibilità di comprendere attraverso di lui i sentimenti Sri Chaitanya Mano Bhistam. Cosa pensa Chaitanya Mahaprabhu? I suoi sentimenti. Quindi non per niente Srila Prabhupada ha abitato per 7 anni consecutivi a Radha Damodara la casa di Rupa e Sanatana e Jiva Goswami. Quindi prima di venire in Occidente, guardate Krishna cosa ha organizzato. Srila Prabhupada era Keshegat. E Gorachan Goswami, che era il responsabile di Radha Damodar, io ho conosciuto personalmente questo Goswami di Vrindavana, quindi ha invitato Srila Prabhupada ad andare a abitare a Radha Damodar, ispirato da Krishna. E Srila Prabhupada è stato ospitato direttamente nella casa dei 6 Goswami di Vrindavana, prima di venire in Occidente. Quindi questa è una, come dire, questa è una benedizione che non viene data a tutti, che non viene data a persone qualsiasi. È un privilegio. Questa è la parola che cercavo, privilegio. Quindi questo è un privilegio che Chaitanya Mahaprabhu ha riservato a Srila Prabhupada, suo intimo associato, che è venuto per diffondere la coscienza di Krishna non soltanto in India, ma in tutto il pianeta Terra. Hare Krishna, allora sono le 9:25, 28 esattamente, quindi con questa visione, con questa meditazione terminiamo la serata di questa sera. Quindi Srila Prabhupada è venuto per dirci: utilizzate questa forma di vita umana per diventare coscienti di Krishna.
l'importanza della vita umana. Questi discorsi, Srila Prabhupada oggi, cosa Srila Prabhupada ha fatto oggi, cosa ha detto, possiamo farli solo tra esseri umani, non altri esseri viventi. Purtroppo altri esseri viventi purtroppo non sono in grado. Comunque noi li facciamo a tutti questi discorsi, ovviamente. Quindi vanno in internet, vanno su YouTube, eccetera. Tutti possono ascoltarli perché sono a beneficio di tutti. Quindi di chi possiamo parlare se non di Srila Prabhupada? Allora, di nuovo grazie a tutti, vi ringrazio tutti i devoti, devote della vostra presenza, sono passati 45 minuti, allora saluto tutti, Paola, Montanari, Hare Krishna, Guna Manjari Mataji, Hare Krishna, Haribol, grazie, grazie, grazie delle tue affermazioni, Mataji, grazie a tutti voi, Emanuele, Hare Krishna, Antariyami Prabhu, Ramachandra Prabhu, grazie, grazie per la vostra presenza. Il mio carissimo amico da Catania, che è sempre presente con la rosa, Giancarlo di Catania, che sempre viene con la sua rosa. E tra l'altro, ti saluto Giancarlo, grazie. Giancarlo mi ha mandato delle foto della sua casa a Catania. Praticamente è un tempio pieno di libri di Srila Prabhupada. Lui conosce i devoti da tempi remoti, 1986-87, adesso lui mi dirà esattamente che sta ascoltando, mi dirà da quando conosce i devoti di Krishna, comunque è un bravo devoto che vive a Catania, quindi ci sentiamo spesso, quasi ogni giorno, è un grande stimatore di Somaka Prabhu e quindi ci troviamo molto bene a fare i nostri discorsi sul nostro amico. Benefattore comune Sriman Somaka Prabhu, che è stato il pioniere della coscienza di Krishna in Italia. Quindi anni e anni di servizio devozionale in Italia. Quindi se siamo devoti di Krishna lo dobbiamo anche a lui. E ovviamente Somaka Prabhu ci ha portato Srila Prabhupada, quindi ha fatto tanti sacrifici iniziando da Via Mistretta, quindi andando avanti, è andato in Calabria, in Sicilia, a Napoli. È andato un po' dappertutto così, a Nola, e ancora oggi, dopo tanti anni, ricordano Somaka Prabhu. Oggi è venuto a trovarci per stare con noi un caro amico, Nitai Padakamala Prabhu, quindi ha aumentato la nostra famiglia qui in Grecia, quindi siamo molto grati che ha avuto questo sentimento, questo desiderio di venire ad aiutarci a predicare qui in Grecia. Siamo un po' in trincea, anche se ovviamente la situazione non è facile, ma siamo molto contenti di predicare in Grecia. Quindi a giorni aspettiamo delle buone notizie per poter iniziare di nuovo. Abbiamo riniziato la predica la domenica, vogliamo iniziare di nuovo la distribuzione di Prasadam e cantare per le strade, piano piano per la misericordia di Krishna. Mandateci le vostre benedizioni, cari devoti. Care devote, Hare Krishna a tutti, grazie e buona serata, Haribol, Hare Krishna.